Anche se il sole, avvicinatosi alla terra, vi apre delle fenditure e la canicolare stella di Sirio sfolgora implacabilmente, nei campi peligni scorrono limpide acque e nel molle terreno l'erba verdeggia rigogliosa. La nuova traduzione delle Metamorfosi di Ovidio, a cura dell'insigne studioso italiano Guido Paduano, è stata presentata a Sulmona presso il Teatro Maria Caniglia. Il volume Ovidio, Le Metamorfosi, per le edizioni Einaudi, rappresenta un lavoro di assoluta eccellenza e per questo la sua presentazione è stata un evento culturale di portata internazionale. Quale migliore festa per il nostro teatro che quest'anno compie 90 anni di vita. E mi viene quasi da dire una fortunata coincidenza o il nostro Vate ci ha messo lo zampino e quindi ha voluto oggi che fossimo tutti qui a far incontrare questi due momenti storici per la nostra città. Il Teatro Caniglia è uno dei più prestigiosi teatri d'Abruzzo e del centro sud Italia, che ha ospitato i più grandi artisti del mondo della recitazione, della musica classica e della lirica. Ha appena chiuso una stagione teatrale di grande successo di pubblico e oggi rappresenta anche un luogo di formazione per le giovani generazioni. Il volume è arricchito da un saggio introduttivo dello stesso Paduano che approfondisce il rapporto tra metamorfosi e morte, analizzando le varie tipologie di trasformazione raccontate da Ovidio. L'animo mi spinge a cantare, le forme mutate in nuovi corpi. Ispirate i miei progetti, dei che avete mutato anche quelli, e traete il filo del mio canto ininterrotto, dai primordi del mondo ai miei tempi. Prima del mare e della terra e del cielo che copre tutto, uno solo in tutto il mondo era il volto della natura, chiamato caos, mole rozza e disordinata, niente altro che peso inerte e ammasso di scorte, dei germi di cose mal combinate. Nessun sole ancora dava al mondo luce, né la luna crescente ricolmava i suoi corni, né la terra era sospesa nell'aria attorno, equilibrata dal suo peso, né Anfitrite stendeva le braccia sul lungo orlo del continente. Eppure essendoci lì la terra, il mare, l'aria, la terra era instabile, il mare non navigabile, l'aria senza luce. Niente restava nella sua forma, una cosa ostacolava l'altra. Nello stesso corpo, il freddo combatteva col caldo, il secco con l'umido, il mole col duro, il pesante con l'assenza di peso. Un Dio e una natura migliore sanò il contrasto. Separò dal cielo la terra, dalla terra il mare, dall'aria spessa il cielo limpido. E dopo avere districato ed estratto tutto questo dal mucchio cieco, lo divise nei luoghi e lo riunì in una pace concorde. Ovidio, Le Metamorfosi è un'opera di ben 1472 pagine, contenute in due volumi con un ricco apparato iconografico che rappresenta l'universo narrativo di Ovidio, fatto di incredibili racconti caratterizzati da trasformazioni leggendarie di esseri, animali, terre e stelle. Parte da men migliore, mei super alta per ennis, astra ferar nomen, queritinde lebile nostrum. Quaque pade domitis romana potentia terris. Ore legar populi per quomnia secula fama. Si qui da bent veri, vatum presagia vivam. Venga quando vorrà il giorno che ha giurisdizione soltanto sul mio corpo, a finire il tempo incerto della mia esistenza. Salirò con la parte migliore di me in eterno, oltre le stelle, e il mio nome sarà indistruttibile. Dovunque si estende sulle terre assoggettate la potenza romana, mi leggeranno le labbra del popolo e, grazie alla fama, se c'è qualcosa di vero nelle profezie dei poeti, vivrò per tutti i secoli.
alla presentazione dell'opera Ovidio Le Metamorfosi, organizzata dalla Fondazione Carispac in collaborazione con Einaudi Editori e l'Associazione Casa delle Culture, presente l'autore Guido Paduano, oltre al direttore editoriale della collana Einaudi Mauro Bersani e al presidente della Fondazione Carispac Domenico Taglieri. L'attore Mario Massaro, che ha interpretato alcuni passi dell'opera, ha moderato l'incontro. Per l'occasione hanno partecipato anche numerose scolaresche provenienti da tutta la provincia dell'Aquila. È una nuova traduzione che ha rivisto una precedentemente già fatta per la Pleiade di Einaudi e soprattutto con un commento a cura di uno studioso importante che si chiama Galasso, che ha molto ammodernato il precedente con tutte le acquisizioni principali della critica contemporanea. Inutile dire, le Metamorfosi sono un'opera sempre stata capitale nella cultura europea, si è puntato, come credo si debba fare per qualunque traduzione, su una lingua affabile e appartenente al lessico e allo stile della cultura letteraria moderna. E questo lo dico perché la tradizione italiana in generale sui classici e anche su queste è abbastanza incline a fenomeni di tradizione più ottocentesca, più ancora che novecentesca, e invece riteniamo che debba essere un'opera di letteratura contemporanea. Opera che viene presentata a Sulmona, patria di Ovidio. Certamente, certamente, ha un significato certamente particolare questo radicamento che un po' si avverte in tutta la città come segno di un legame profondo, certamente. E lei Einaudi è molto contenta che una sua pubblicazione abbia riscontrato tanto interesse nella città di Ovidio. Beh, insomma, il millennio che abbiamo dedicato alle Metamorfosi ha riscontrato molto interesse anche generalmente, perché la traduzione di Guido Paduano, il commento di Galasso e l'apparato iconografico sono abbastanza sono importanti e innovativi, e quindi sono contento. E poi in particolare qui ho visto una città mobilitata, le scuole, tanti licei, quindi mi fa molto piacere che quando un libro arriva, insomma, alla gente, circola e entra nella vita delle persone, diciamo che il lavoro dell'editore sembra ben fatto, ecco. Nel momento in cui c'è la ripresa, nel momento in cui si esce dalla pandemia, io penso che bisogna dare un'attenzione particolare alla cultura e dalla cultura partire per attivare meccanismi importanti per l'economia. E quindi oggi questa iniziativa fatta a Sulmona innanzitutto rappresenta l'unità della provincia, perché abbiamo voluto, come Fondazione della Cassa di Risparmio, che non ci fosse soltanto la presenza di Sulmona, ma che ci fosse la presenza di tutta la provincia, per incominciare un discorso di economia e di ripresa, ma che riguarda tutti e che segue la pandemia che abbiamo avuto e che ci ha abbandonato nel peggiore degli isolamenti e nel momento meno fortunato. Quindi riprendiamo questa iniziativa e sono convinto che senza cultura non ci può essere ripresa, soprattutto nelle realtà in cui stiamo. Sulmona, una grande città dove praticamente c'è la persona più importante del mondo, Ovidio, Celestino V, incominciamo da Ovidio, poi arriveremo anche a Celestino V, faremo un'altra iniziativa entro luglio dove io cercherò di interessare la regione. Vorrò che ci fosse a Sulmona il presidente della regione, il sindaco dell'Aquila, il sindaco di Sulmona per fare e quello di Avezzano per fare un discorso corale che riguarda la provincia e non una singola entità e una singola unità.
È un regalo, dicevo, alla città di Sulmona che quest'anno attraverso il suo teatro festeggia i 90 anni dalla sua, dal momento in cui è stato realizzato. Per cui mi va quasi di pensare che ci sia stato uno zampino del Vate Ovidio che ha permesso la coincidenza di questi due momenti importantissimi. Quindi una presentazione importante, un'identità, quella dei Peligni, e quindi soprattutto un evento straordinario che regaliamo in prima linea. Ci sono i ragazzi, ci sono gli alunni delle scuole della provincia dell'Aquila. L'intento era proprio questo: far venire a Sulmona i ragazzi che studiano i classici, che studiano Ovidio, e oggi ci onorano il liceo classico Codugno dell'Aquila, il liceo classico Torlonia e il liceo scientifico di Avezzano, il liceo classico e lo scientifico chiaramente di Sulmona e il liceo scientifico di Castel di Sangro. Credo che questa sia la più bella, il più bel traguardo, la più bella realizzazione, proprio perché dal classico, da Ovidio, il testimone passa ai nostri giovani, perché Ovidio, soprattutto attraverso le Metamorfosi, è quanto mai moderno. Mentre andava e veniva, si fermò ad osservare una ragazza di Nonacri. Si innamorò e il fuoco d'amore gli arse sotto le ossa. Non passava il tempo a cardare la lana o a cambiare la pettinatura, quando una fibbia aveva fermato la veste, una benda bianca, i capelli incolti, e prendeva in mano l'asta levigata o l'arco, era un soldato di Diana, e nessun'altra più cara a lei frequentava il Menalo. Ma è un'opera straordinaria, attualissima, e la cosa incredibile è che un poeta come Ovidio, vissuto nell'antica Roma, aveva già in mente come sarebbe stato il futuro, perché evidentemente conosceva molto profondamente l'animo umano. Nell'aver letto le Metamorfosi, averle studiate proprio per la giornata e non solo, evidentemente, posso dire che è uno degli scritti più straordinari mai esistiti, insomma, tanto che è stato in un qualche modo copiato, da cui hanno preso spunto i massimi drammaturghi, poeti e scrittori di ogni secolo. Ecco. È una cosa molto importante, innanzitutto perché è una nuova traduzione, quindi si inserisce in un contesto di divulgazione culturale di questo grandissimo personaggio che caratterizza non soltanto Sulmona ma l'Abruzzo intero, quindi noi ci sentiamo molto legati a questo aspetto. Anzi, ringrazio il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio che ci dà questa possibilità. È importante anche il dialogo con tutto il mondo della cultura per trasferire il sapere soprattutto ai ragazzi che si accingono a studiare a proprio questo spazio dedicato ad Ovidio. Ho visto la presenza di molti ragazzi, e quindi questo è importante. Il nostro dovere adesso è quello di fare in modo che questa figura non venga scemando nel tempo, ma il suo messaggio possa permanere per tutta la vita, insomma, di ognuno di noi. Una location d'eccezione. È una location d'eccezione. Il teatro Caniglia rappresenta il massimo che può rappresentare nella cultura di tutto l'Abruzzo, e quindi è importante e giusto che Ovidio abbia questo spazio. Quello che è importante per il Punto in Audi in questo giorno particolare è il fatto che è stato realizzato un evento che vede la partecipazione dei ragazzi, perché gli incontri sono formativi e sono indispensabili, gli incontri con gli autori. E noi come Punto in Audi lavoriamo sul territorio della provincia dell'Aquila in questo senso. Collaboriamo con le scuole portando gli autori. Dopo che i ragazzi hanno letto il libro dell'autore di turno, poiché in questo modo riescono a dialogare. Penso che oggi riuscirà anche questo dialogo, perché, come già detto prima, Ovidio e le sue Metamorfosi sono fondamentali nella nostra cultura, ed è questo che ci rende lieti.